Accetta, ci dovremmo essere, perfetto, l'audio si sente, mi danno. Ciao Emi, buonasera, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti. Beh, Allora, vabbè, ormai ti posso dare del tuo o devo passare a lei? ancora oggi è l'ultima volta che vuoi dare del tu, dai. Va bene, me lo segno allora, che la prossima volta, Alexa, la prossima volta dare del lei a Emiliano. Vabbè, allora, prima di iniziare con le italiane solite di cui parliamo, raccontaci un pochino, per chi non lo sapesse, Emiliano ha commentato i quarti di finale del UEFA del Tour di Minorca, ospite, diciamo, quasi padrone di casa di Sky, visto che commentavi. Vabbè, raccontaci brevemente un pochino com'è andata, sensazioni, divertito, non divertito, raccontaci un po'. No, mi sono super divertito, è stata una cosa accaduta quasi per caso. Ho ricevuto l'invito di Gianluigi Bagnulo che appunto mi ha invitato in redazione a fare il commento per gli ultimi due quarti di venerdì e all'inizio ero molto teso, poi sarà un po' l'attesa per il match prima che è durato tantissimo, però poi dette le prime tre parole in telecronaca mi sono subito sciolto ed è stato veramente super divertente, due bellissime, lunghissime partite. Peccato per l'infortunio di Javi Ricotasi che appunto si è ritirato inizio terzo set, però è stata veramente un'esperienza super, super, super che spero di ripetere, non lo so, però intanto me la prendo, me la sono goduta e sono davvero contento. Beh, sì, direi che puoi metterla lì nel cassetto sapendo che potrebbero essercene delle altre. Poi so che hai ricevuto tanti complimenti. Io purtroppo non ti ho sentito perché non avendo Sky ho dovuto guardarle in lingua originale, cosa che purtroppo mi dispiace, però ho letto, sentito, visto anche nella nostra padel chat tanti complimenti, quindi sono molto contento. Cominciamo a parlare di questo torneo di Minorca proprio in concreto. Partiamo dalle italiane, poi come al solito, e poi andiamo oltre, Ah, ma magari. non possiamo parlare un attimo di Premier Padel e dell'esordio di Pachito e Teglio, no? Parliamone. Io sono arrivato a casa adesso, non so nulla, quindi dipende da te. Ho già visto un commento, posso immaginare. Che tristezza proprio, che sveglia che hanno preso. Beh, detto questo, contro Goenaga Bautista, veramente inguardabili entrambi. Pachito a destra, Matteo sembrava un cagnolino abbandonato senza Cingotto al suo fianco, veramente un bruttissimo spettacolo, dispiace perché comunque Paquito è Paquito, arriva ancora nei nostri occhi il Paquito di Santander, quindi vederlo così spaesato è stato veramente, veramente brutto. Ma anche Teglio, veramente una cosa inguardabile, cioè si vedeva che erano super tesi. Detto questo, possiamo parlare delle italiane a Menorca. Buon risultato perché comunque sono qualificate al tabellone principale Sussarello e Stellato, che hanno fatto coppia, penso, per la seconda volta in stagione, qualificandosi per la seconda volta in stagione al quadro finale. Hanno perso al primo turno contro Mesa Rufo 6-4-6-3, però comunque un discreto risultato per le due azzurre, cioè ormai raggiungere il quadro è. Gli ottavi, sappiamo, il miglior risultato raggiunto nella storia da una coppia italiana femminile. Quando raggiungono comunque il tabellone principale è sempre un piacere, però oltre quei due risultati non si va. Detto questo, per l'italiano è tutto. Linea allo studio. Tonino carino da Ascoli, restituisce la linea, io la prendo e partiamo con i campi principali, colleghiamoci con i campi principali. Partiamo dalle donne. Volevo coinvolgerti subito, andando un pochino avanti nel torneo. Nella semifinale Marta e Bea contro Salazar Trihai. Ecco, partita bellissima. Onestamente io non ho mai visto Salazar Trihai, che comunque hanno giocato una buona partita, hanno passato il turno, prese veramente a pallate più da Bea che da Marta, in un primo set pazzesco, cioè Bea sembrava Galan probabilmente, ha giocato una partita pazzesca, poi come spesso accade, è vero, beh, è giovane, ma alla fine della fiera, Salazar Trihai quando alzano il livello diventano difficili da gestire, soprattutto per loro, e Ortega sembra sempre le manchi il centesimo per fare l'euro. Vedere il primo set è stato onestamente uno spettacolo, mi sono divertito tantissimo. Non so se come mai in stagione, ma sicuramente molto molto bello, tanto bel padel.
Poi, nel momento in cui le veterane, tra virgolette, alzano il livello, ce n'è poca per tutti, anche per le numero uno del mondo. Non lo so, cosa ne pensi di questa coppia che sta facendo bene, terza forza senza se, senza ma della stagione, si è tolta qualche soddisfazione. Sembra che rosicchi ogni volta qualcosa dalle top, le manca forse il centesimo per fare leva a questa coppia, e probabilmente quel centesimo, se dovessimo identificarlo, probabilmente è proprio Martita. Ma secondo me adesso negli ultimi tornei sono diventata la seconda forza del campo femminile. È vero che José María Sánchez arrivano in finale, però Ortega e González hanno la sfortuna di incontrare Triay e Salazar nei turni precedenti alla finale, quindi è comunque più difficile. Poi il campo ha dimostrato che per il secondo torneo consecutivo Salazar e Triay hanno vinto, quindi sicuramente al momento secondo me Ortega e González hanno fatto una crescita incredibile negli ultimi tornei. E sono la seconda forza del circuito femminile in questo periodo, perché poi sappiamo, magari tra 2 settimane cambierà tutto. E appunto adesso sono queste le 3 coppie che se le possono giocare sempre fino alla fine. Cioè, se fino a 1 mese fa non l'avrei mai detto, da una crescita incredibile di Bea Gonzalez, sì, Marta Ortega purtroppo è quella giocatrice lì, il fisico anche non è che le permette di fare giocate diverse da quelle che fa, quindi di essere consistente, di sbagliare poco, di cercare di costruire il punto per Bea Gonzalez. Però è sicuramente a destra una giocatrice di grandissimo talento e sicuramente crescerà anche lei perché anche lei è molto giovane e poi l'anno prossimo potranno essere veramente la coppia che sorpresa per tutto l'arco della stagione. Sì, infatti io ragionavo proprio vedendo quel primo set, pensando a cosa potrebbero essere nella prossima stagione, e è lecito pensare che possano essere un'insidia notevole per le prime due, se come potrebbe essere rimarrà tutto effettivamente com'è. Andare fuori da queste tre veramente si fa fatica a trovare qualcosa di veramente credibile, più che altro, perché qualche exploit c'è stato qui e là, ma mai veramente, veramente che abbia dato seguito. Come dicevo spesso, Bray e Cardo potevano essere, ma non sono state. Tante coppie che non danno continuità, e alla fine, gira che ti rigira, la finale, la semifinale, diciamo più o meno, sono sempre quelle. Ecco, cioè, non so, non faccio fatica a identificare anche qualche reale alternativa. Sì, secondo me al momento sono queste le 3 coppie. Si sperava in Brea e Icardo, che però si sono separate. Tanto Stamara, Icardo e Lucia Sainz hanno fatto un buon torneo a Menorca. Però sì, non vedo alcuna alternativa al momento a queste 3 coppie. Ci può essere l'exploit di Virtus Eda Lasheras, ogni tanto un exploit ci può essere, perché la stagione è lunga. Però anche Marrero, Delfina Brea, non lo so, non le vedo a livello delle top. Cioè, Delfi Brea sicuramente potrà diventarlo, però Marta Marrero adesso è ancora un po' avanti con gli anni e secondo me è difficile che riesca a tenere il passo delle big. Sì, effettivamente c'è davvero da capire. Forse la Lasheras e Virtus Eda potrebbero essere l'alternativa. Intanto probabilmente è caduta la connessione a Emiliano, ma tanto tornerà sicuramente. Potrebbero essere la Lasheras e Virtus Eda, probabilmente, se dovessi dire una coppia che potrebbe fare la numero 4, tra virgolette, l'anno prossimo sicuramente le identificherei loro per quello che hanno espresso nella stagione, per come sono cresciute, per come stanno provando a ricucire lo strappo che c'è tra le prime due o tre coppie e tra chiaramente tutti gli altri. Quindi da vedere, eccoci, Eccoci, bentornato. ciao ciao ciao. Buonasera, buonasera, buonasera. Niente, quindi vabbè, diciamo che se dovessi identificare, dicevo, la numero 4, probabilmente la sera su Irseda l'anno prossimo potrebbero fare un pochino meglio. C'è chi dice Iglesias Osoro che hanno avuto un piccolo exploit, ma niente di particolarmente poi continuo. C'è stato un periodo in cui hanno giocato bene, ma poi sono tornate anche loro nel baratro. Potrebbero starci.
ma alla fine io credo di vedo solo la Sera Svizzera come potenziale numero 4. Veniamo alla finale che è stata abbastanza a senso unico. Una Paola Zemaria davvero irriconoscibile che ci ha dato fino in fondo, ma ci ha preso veramente, veramente pochissimo. Messa poi sotto pressione, Aria è stata frizzata in diversi momenti della partita. Sazare Triai, lo abbiamo detto dall'inizio della stagione, e anche magari nei momenti difficili, quando giocano sono ingiocabili, perdonate il gioco di parole. Sì, tra l'altro, nono torneo vinto in questa stagione, eguagliato il record di Reiter Navarro e delle gemelle Alaieto. Quindi, al prossimo torneo vinto, che sicuramente accadrà da qui alla fine della stagione, faranno record assoluto nella storia del World Padel Tour. Quindi, che dire, cioè, già questo certifica quanto grande sia stata la loro stagione e quanto siano le più forti. C'è stato un periodo in cui appunto Semaria e Sanchez sono state migliori, loro sono calate a ripresa dalla pausa estiva, però adesso sembra che sia tornato tutto in rotta come era prima e a questo livello sono nettamente le più forti. Sì, a costo di sembrare ridondanti, questa è la sostanza. C'era qualcuno che diceva prima, le prime due fanno un altro sport, vero, come dicevamo prima, nella prima parte della chat, Ortega e Gonzalez che rinvengono in acqua 4, come si direbbe nel nuoto. Quindi per quest'anno non si cambia, ma vedremo per la prossima stagione. Qualcuno chiedeva la sveglia di Paquito e Teio, ne abbiamo parlato all'inizio, quindi diciamo che c'è poco da dire. Circolare, catastrofe, esperimenti di Paquito alla destra, sì, ci sta, però vabbè, è la prima partita. Vediamo, proviamo a dargli tempo. Lui stesso ha detto, se sarò un disastro a destra, sarò il primo a tornare a sinistra. Quindi diciamo che speriamo, se la decide a caldo stasera, evidentemente torna a sinistra domani mattina, ma probabilmente aspetterà ancora un pochino. Paquito che non ha sorriso neanche nel torneo di Minorca, ma è un momento interlocutore con gli Anguas, insomma, anche gli stimoli sono quelli che sono. Proviamo ad analizzare un pochino le nuove coppie. Ho visto meglio di quello che pensassi Coqui Gnetto e Martin Di Nenno, che hanno lottato e sono andati a veramente un zic dalla semifinale. Poi è mancato il centesimo per fare l'euro, hanno avuto anche due match point, quindi, però hanno giocato un ottimo padel solido e probabilmente è più facile per una coppia lavoratrice ingranare subito piuttosto che magari per una coppia un pochino più talentuosa e regolare. Loro hanno fatto un buon torneo, posto che veramente hanno visto da vicino vicino la semifinale. Sì, hanno fatto veramente un grandissimo torneo. Sono andati con due match point nei quarti contro Bella e Coelho. E poi perso lì il secondo set. Hanno provato all'inizio del terzo a stare dietro, però poi comunque hanno prevalso Belastechin e Coelho in maniera abbastanza netta. Su un campo molto lento, devo dire che li ha sicuramente favoriti il loro gioco di, cioè, lavorare tutti i punti, tante palle. Coelho ha fatto spesso fatica nei primi due set, perché comunque il secondo set l'hanno vinto 7-5. E si è visto proprio Coelho e Bela, forse per la prima volta in stagione, come dicevamo in telecronaca, lo posso dire? Eh certo, devi, puoi Che soprattutto. sembravano veramente disuniti, nervosi, non c'era feeling tra i due fino a quel 7-5 del secondo set, quando poi comunque. E c'è da dire che poi dopo si sono riuniti, cioè hanno fatto squadra, ma per quasi due set veramente Coelho andava per gli affari suoi, ha invaso il campo di Bela tantissime volte per cercare degli smash esagerati, come detto, su un campo lentissimo, e ha fatto tutto il gioco di Nenno e Coqui Nieto, che hanno fatto una super partita e sono arrivati, come hai detto tu, a uno zic dalla semifinale, dal fare il colpaccio, perché comunque al primo torneo insieme hanno già comunque avuto la soddisfazione di andare più avanti di Gianguas e Paquito. Jacopo chiedeva, visto che era uno degli argomenti che volevo trattare, Campagnolo senza Campagnolo, un exploit,
Boh, non lo so, probabilmente sì, però hanno messo in luce le difficoltà che stanno attraversando Stupa Lima, che da quando hanno vinto Premier Padel sono andati abbastanza in discesa verticale e fanno fatica. Poi, notizia che abbiamo anche commentato nella nostra chat. Stupa di Neno l'anno prossimo, ma magari quello ci arriveremo. Stupa Lima in difficoltà, Campagnolo Sanz esagitati come sempre. Exploit, lo vedremo. Beh, sicuramente il primo torneo insieme hanno fatto molto molto bene, anche entrambi si sono tolti la soddisfazione di andare nettamente più avanti di Lamperti e Garrido, che hanno fatto veramente una brutta figura in questo torneo. E sì, esagitati, gasatissimi come al solito, super, forse un po' sopra le righe in alcuni atteggiamenti, però era la prima semifinale per Sanz, raggiunta la prima semifinale, sicuramente è una grande soddisfazione in un circuito così duro e tosto. Ci sta la loro esultanza un po' pazzarella. E sul fatto se lo ripeteranno, non lo so, però sono solamente una coppia di grande talento. Sanz a me piace tantissimo, e Campagnolo è solido, poi è tornato a sinistra dove secondo me rende molto meglio che a destra. E, bah, sicuramente da qui alla fine della stagione potranno togliersi qualche altra soddisfazione. Certo, poi in semifinale hanno preso una rullata da Moiano e Gil proprio, in cui non sono, ci sono presentati in campo, però vabbè, ci sta. Saluto Carcastel che ci ascolta dal Messico, grande, tanta roba, veramente saluti. Parliamo un attimino, prima di andare poi alla vera rivelazione di questo torneo, di Tapia Gutierrez che stanno mostrando tutte le difficoltà, sono veramente contro un muro. Nella partita con Mojana e Gil hanno completamente spento e difficile a capire, sarà per le cose fuori dal campo, eh. Però stanno giocando veramente male, sfilacciati, non so, non mi verrebbe da dire poco concentrati, però l'impressione che ho guardandoli giocare è un pochino quella. Momento di difficoltà che a questo punto ci aveva fatto pensare loro seconda forza, possono veramente mettere in difficoltà Galan e LeBron, influenzati dal fatto che Tapia cambia socio, dice Jacopo, può essere, però non stavano giocando bene, neanche prima. Quindi forse è la fine di un cerchio. Ciao anche dall'Ucraina, adoriamo il padel qui, Tito 0111, ci ascoltano da tutto il mondo, bellissimo, però una tua idea su Sani e Tapia ci vuole, direi. Sì, rispondo a Jacopo, ho detto anche a Iaio che sul campo con me non vince mai, Vabbè, ma queste sottolineature gratuite sono brutte. no, scherzo, in realtà l'ultima volta mi ha battuto, vabbè, però vabbè, capita. Sì, secondo me la coppia Tapio-Sania, è proprio non riesco proprio a dirlo, Tapia-Sanio. Secondo me è come si dice alla frutta e finirà la stagione insieme. Non so quanto andranno bene nei prossimi tornei. Non saranno al torneo a Milano come hanno già annunciato. Il torneo a Milano che ci sarà, non è ufficiale, ma ci sarà e sarà un torneo Premier Padel P1, quindi quella categoria maggiore dopo i Major. Ma perché te l'hanno mai chiesto se c'era il torneo di Milano? No, No, perché? però mi hanno chiesto se sono già in vendita i biglietti. Ah, ok. E quindi secondo me la coppia ormai è quasi scoppiata, se non scoppiata definitivamente. Tapia giocherà con Coelho, sicuramente queste voci influenzano la coppia, ma come secondo me hanno influenzato anche Bele e Coelho, la voce appunto la settimana precedente di Tapia e Coelho. Bah, qualcosa per forza qualcosa deve essere successo tra di loro e lo si vede in campo praticamente da quella finale che hanno fatto al rientro dalla pausa estiva. Non hanno più fatto risultati, sono andati malissimo. Sanio ha detto in quell'intervista, infatti io conosco solo una ricetta per uscire dalla crisi, che è lavorare, 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 come a voler intendere che forse dall'altra parte non c'è questa voglia di sbattersi per provare ad uscire dal buco. Quindi li vedo male da qui alla fine della stagione. Poi magari vinceranno tutti i tornei, però io comunque ad oggi li vedo davvero, davvero male.
Prendo un ultimo messaggio di Francesco. Io vorrei sapere quanti anni avete e che livello di padel siete. Pura curiosità, grande la vostra passione, si vede, tu meriti di condurre una trasmissione su Sky e penso sicuramente si riferisce a te. Detto questo, io ho 38 anni, un livello medio, gioco da 3 anni a padel, Emiliano un altro livello. Io ho quasi 42 anni, ma Francesco, tu mi hai fatto la domanda pure mentre stavo in telecronaca, che classifica avessi? Sono 4-2 a 4-2 a padel, ho quasi 42 anni e grazie per... Cioè, non so con chi ce l'ha, ti meriti Davide, condurre? con te, per Se no, forza, secondo me con tutte e me. due ce l'ha, con tutte e due. Come Sì. conduzione sei più bravo di io, sono analyst. Sì, sei il Federico Buffa del padel, il color commentator di qualità. Va bene, va bene. E direi che adesso è venuto il momento perché adesso non mi ricordo chi, perdonatemi, non riesco a tornare indietro nei messaggi, diceva Moiano ha giocato un torneo pazzesco. Gil anche, ma estenderei il concetto perché era già qualche torneo che stavano giocando bene, avevano preso qualche scalpo importante nei tornei precedenti, stavano proprio giocando un padel di qualità. Poi esploso in questo torneo, hanno giocato una finale anche pazzesca, cioè ci sono stati dei punti clamorosi dove Moiano è uscito dall'altra parte, è ritornato, come ha ammesso anche Galan nell'intervista finale. Quindi davvero una partita bellissima e un torneo clamoroso per la coppia. Possiamo dire rivelazione che magari sarà una certezza per il prossimo futuro. Ma certezza non lo so, comunque Moiano ha oltre 30 anni, non è un giovanotto, un grande talento, un po' discontinuo. Questa è la settimana in cui hanno visto forse la Madonna, in cui comunque in semifinale hanno avuto una partita facilissima, cioè non hanno incontrato nessuna testa di serie, hanno incontrato Sanz e Campagnolo scarichissimi. Il colpo l'hanno fatto contro Tapia e Sanio che sono in crisi, quindi... Cioè, diciamo che hanno avuto la settimana perfetta ed è giusto che, cioè, è stato positivo per loro che abbiano raggiunto appunto questa finale, meritatissima sul campo. In finale hanno fatto cose pazzesche per 2-7, tenendo botta la coppia numero uno al mondo. Però non so se ricapiterà, io spero per loro che possa ricapitare perché se lo meritano, perché comunque sono giocatori molto forti. Però non so se adesso riusciranno con costanza a raggiungere semifinali, finali o addirittura quarti. Però hanno dimostrato di poterlo fare, hanno approfittato del buco nel loro tabellone, creato tra l'altro da loro, e sono giocati la finale e hanno giocato a testa alta. Sì, vedremo, vedremo. Ci hanno regalato una buona settimana, soprattutto alla fine di spettacolo. Per parlare dei numeri uno, sono i numeri uno. Si sono dovuti impegnare, perché hanno dovuto mettere veramente del loro per vincere questa finale, in una stagione che gli ha già messo la corona in testa, da un bel pezzo, e sarà un avvicinarsi solo alla proclamazione definitiva. Vediamo se succederà qualcosa magari di particolare con le nuove coppie. Oddio, dubito, difficile. Anche loro non stanno attraversando un periodo di forma sfolgorante, però quando giocano, cioè Galanna mi ha impressionato in diversi momenti in cui copre il campo, ma anche dalle cichite, fa le cichite in un secondo e a rete che se l'avversario la mette quel centimetro di troppo sopra la rete, lui a chiudere ne ha fatte 4 o 5 contro Bella e Coelho, veramente in cui, cioè, non so, era ubiquo, era prima a fondo, poi a rete in un secondo, e lo sappiamo, a livello fisico di copertura del campo contro questi non ce n'è. Speriamo nelle nuove coppie che probabilmente poi creeranno un po' di spaccatura, ma ci penseremo a tempo debito. Sì, vabbè, sono tornati a vincere dopo 3 tornei di assenza, comunque per loro è tanto non vincere 3 tornei, l'hanno fatto soffrendo, non sono, come dici tu, nel loro miglior momento di forma, però hanno battuto comunque Belasteghin e Coelho, che erano reduci invece da 2 vittorie e una finale, che sono la coppia più in forma, per quanto appunto un po' sfilacciati in questo torneo, però appunto hanno dimostrato di essere i numeri uno dopo la partita contro Coqui e Dinen, Abela e Coelho. È stata chiesta dal giornalista se puntassero ancora a diventare la prima coppia del mondo quest'anno. Lui si è messo a ridere dicendo che ci sono già degli alieni al primo posto e tali rimarranno da qui alla fine della stagione.
Eh beh, ci sta, Aspetta, effettivamente. rispondo a una domanda di Dino Sì? Cristian che dice perché il padel in America non è ancora esploso? Loro che sono conosciuti per prendersi sempre ovunque la scena in ogni sport, il padel sta prendendo piede anche se in America sono malati di pickleball, che se non sai cos'è ti invito a guardare i video su YouTube o su Instagram. È uno sport in cui veramente gli americani sono impazziti, tanto che adesso partirà quest'anno una lega professionistica a 12 o 16 squadre. E sono così impazziti che tra i proprietari sono entrati gente come LeBron James, Draymond Green e Kevin Love, che per chi non lo sapesse sono tre stelle della NBA. Vabbè, LeBron James è uno dei giocatori più forti della storia e quindi gli americani sono impazziti per il pickleball, che mi aspetto arrivi in Europa e in Italia anche nei prossimi anni, perché sembra uno sport abbastanza facile e divertente, seppur molto diverso dal padel, però secondo me anche qua in Europa esploderà, non a livello del padel, però qualche campo già c'è in zona Milano se qualcuno volesse provare. Quindi guardatevi i video, non impallinatevi troppo perché comunque il padel rimane il padel, però se volete provarlo, non, anche perché se ci avessero detto 3 anni fa che il padel sarebbe stato questo e avrebbe scalzato i campi di calcetto, avremmo probabilmente internato con la camicia al contrario a quello che lo diceva, ma la realtà è questa. Quindi noi siamo qui apposta per condividere con voi questa passione, questo ovviamente sport divertente. A questo punto direi che del torneo ne abbiamo parlato, abbiamo fatto il piccolo accenno al Premier Padel egiziano che commenteremo chiaramente settimana prossima. E mi so che hai in ballo un bel sorteo interessante. Raccontaci un po' per quei due o tre che non lo sanno. Sì, che Sane mette in palio una Sane Aggressor 4 Legend, quindi andate sul profilo di Sane o su Padel Review e vedete come partecipare. E, tra l'altro uscirà la prossima settimana o tra due la recensione della Sane, così almeno potete capire di che pala stiamo parlando. Una pala molto complessa, dura e molto bilanciata in testa, cioè, però è comunque una bella racchetta, made in Spain, tanta qualità. Tanta qualità in generale, quindi davvero grazie Emi per la compagnia, come al solito, la condivisione di questa analisi. Grazie, aspetta, rispondo anche a Marco Colombo su chi andrà a giocare Janguas l'anno prossimo. Adesso non mi viene in mente, ma c'era un nome, ma adesso non mi viene in mente. Ti chiedo scusa, la settimana prossima ti darò una risposta, anche se non penso che sia niente di ufficiale. Saluto a tutti, ciao ciao. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito. Potete trovare sia su YouTube che ovviamente qui la registrazione della live se nel caso vi siete persi qualche pezzettino. Grazie mille anche da parte mia. Buona serata, buon padel e ci vediamo settimana prossima.